Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vorrei fare una differenza tra il Kindle e il libro cartaceo. Forse sembreranno banali, ma secondo me non lo sono, soprattutto per noi lettori forti. E poi vi darò tre consigli su appunto tre Kindle da prendere in considerazione per un futuro acquisto, se volete fare un regalo a qualcuno, non lo so, comunque da prendere in considerazione in qualsiasi caso di acquisto. Allora, vogliamo mettere il cartaceo davvero in confronto col Kindle? Ha tantissimi vantaggi il cartaceo rispetto al Kindle. Prima di tutto, il libro cartaceo ha anche una storia, diciamo, editoriale pubblicazioni diverse, se posso dire così, perché si stampano proprio i libri, le copertine, tutte cose fighissime, magari le pagine colorate, si sta più attenti magari ai dettagli, non che sul Kindle non ci siano assolutamente, però secondo me un libro fisico ha anche una storia, non solo quella che è all'interno dello scrittore, ma anche, diciamo, esterna, editoriale, cioè secondo me. Infatti, è una sensazione unica magari toccare un libro, la copertina, sfiorarla e proprio sfogliare le pagine fisicamente e annusare i libri. Se voi avete fatto caso, non lo so, se anche voi sniffate i libri e ogni libro ha un profumo diverso rispetto a un altro. Se prendete per esempio il libro primo, non so, o qualsiasi altro della saga di Game of Thrones, il suo profumo è diverso magari da quello di Aragorn o rispetto a quello di Nevernight, per esempio. E quindi anche in questo senso sono tutti diversi i libri. Sul Kindle questo non è possibile. Non è possibile toccare la copertina, anche se la vediamo comunque. Non possiamo vedere la costina, non possiamo vedere tantissime cose, non possiamo magari sentire il titolo, il rilievo, che è una cosa che a me piace molto. Non possiamo sfiorare fisicamente le pagine, l'odore non c'è, e quindi sono tutti vantaggi a favore del cartaceo. Però io ho segnato tre vantaggi del Kindle. Prima di tutto, il trasporto. Immaginate di trasportare un libro, soprattutto quelli dell'Oscar Draghi. Io ho, per esempio, questa edizione di Guida Galattica per gli autostoppisti. Immaginate di trasportare questa meraviglia di libro in giro, è un suicidio, si rovinerebbe. No, è al contrario, scusate. Si rovinerebbe, ma non solo, è pesantissimo, molto molto scomodo, ma come qualsiasi libro magari mattonazzo, come non lo so, Game of Thrones, Nevernight, o anche semplicemente un libro come I segreti di Askeladd, questo è il secondo volume, sono 800 pagine e quindi è scomodissimo. Al contrario, il Kindle invece dà un senso di comodità, anzi non un senso, è proprio una comodità in più trasportare i libri, perché si trasporta magari solo il Kindle, che è tanto sottile, ovviamente ovunque, in treno, in aereo, qualsiasi tipo di trasporto, mezzo di trasporto, e per qualsiasi motivo ovviamente, se stai facendo un viaggio di lavoro, un viaggio di piacere. Ecco, immaginate di essere un hotel super figo, non so, di Miami, o siete lì bronzate al mare di Miami Beach o Madagascar, con un libro come quello dell'Oscar Draghi e un Kindle. Cioè, dai, il Kindle è molto più comodo. È comodissimo in questi casi. E secondo motivo, secondo vantaggio del Kindle collegato al primo, è che i libri non si rovinano. Io ho tantissimi libri rovinati, io diciamo che sono pro ai segni di lettura, nel senso, vi faccio vedere, per esempio, questo libro qui ho un piccolo segno che ovviamente come l'ho letto si è un po' rovinato, cioè nel senso come l'ho aperto, magari come l'ho letto, l'ho sfiorato, sì, l'ho sfiorato, l'ho comunque letto, no? Sfogliato, e quindi mi va bene anche. Però ci sono libri come Brising, il terzo volume del ciclo dell'eredità, che è orripilante, cioè è completamente strappato, è veramente osceno. Poi ovviamente da vedere, perché dentro poi, sì, è osceno anche dentro, però
va bene. Cioè, ci sono anche, per esempio, questo, il secondo volume, Eldest, non mi ricordo neanche più come si chiama, cioè è tutto scolorito, è proprio bruttissimo da vedere, però appunto sono pro ai segni di lettura, ma questi sono veramente orribili, quindi naturalmente per chi come me non sopporta questi segni gravi di lettura, il Kindle può essere molto utile per essere portato al mare, sui mezzi di trasporto, ovunque voi siate in giro. E terzo motivo, che è quello più importante, sono i prezzi. I prezzi dei Kindle sono molto inferiori rispetto a un libro cartaceo. Io volevo leggere tantissimo la trilogia di Mistborn di Brandon Sanderson, grazie Mirko, ma costano 20 euro al libro, quindi 60 euro che mi devo vendere un rene praticamente, anzi un rene e mezzo, per comprarmi tutti e tre i libri. Poi se mi piace, io sono spinta sempre a comprare altri libri dell'autore, quindi praticamente mi dovrei vendere un occhio della testa oltre a un rene e mezzo. Quindi i prezzi del Kindle sono molto inferiori, quindi magari mi limito a vendermi solo un rene, diciamo, per comprare libri di Brandon Sanderson, per dircela tutta e breve. E niente, allora adesso magari vi dico i tre Kindle che in realtà penso conosciate tutti, che secondo me hanno più vantaggi rispetto ad altri. Poi naturalmente a voi la scelta, potete fare un'altra ricerca completamente diversa da quella che ho fatta io. Diciamo che i libri sono quelli, i prezzi sono quelli, quindi non è che cambia il catalogo in realtà. Però magari cambiano qualche caratteristica proprio tecnologica e tecnica. Io non ne capisco moltissimo, quindi diciamo che ho preso proprio le caratteristiche basi e i prezzi dei tre Kindle. Naturalmente partiamo dal modello base, che costa tra gli 80 e i 90 euro, poi dipende dalle offerte che ci sono, le cosiddette offerte speciali. In realtà non è niente di che questo Kindle, però magari per chi vuole fare un regalo o vuole fare una prima esperienza può andare bene, il Kindle base è perfetto. Poi abbiamo il modello successivo, step successivo, che è il Paperwhite, che costa 360 e 230 euro, dipende ovviamente dalle offerte speciali oppure non offerte speciali che ci sono. Abbiamo però anche altre caratteristiche che caratterizzano, scusate il giro di parole, il prezzo. Per esempio, il Paperwhite con 8 GB con il WiFi incorporato può costare intorno ai 150-160 euro, mentre un Paperwhite da 32 GB con WiFi e il 4G ovviamente supera i 200 euro, 230 euro il prezzo limite. E infine abbiamo quello proprio top del top, e l'Oasis, come la band, e può costare tra i 250 e i 340 euro. E qua proprio ci fate un investimento, naturalmente, se comprate l'Oasis a 340 euro. E l'Oasis da 8 GB costa appunto sui 250 euro, mentre se volete il pacchetto completo con 32 GB WiFi e 4G sui 340 euro. Naturalmente io, se volete fare un investimento proprio fatto bene, vi consiglio quest'ultimo. Poi ovviamente bisogna sempre provare le cose. Adesso magari partendo da un modello base e poi magari vedere il resto, se si vuole fare appunto un investimento. Poi dipende dalle vostre necessità, anche dal vostro reddito, perché chi sono io per dirvi di spendere 250 euro, 300 euro, anzi passa di euro, per un Kindle. Insomma, io ovviamente, essendo una lettrice forte, tendo sempre al top del top del top, però non avendo mai avuto un Kindle, diciamo fisico, ma solo sul computer, insomma ci farei un pensierino prima, insomma, di comprarmi il Kindle quello ad alti livelli. Poi naturalmente dipende anche
da come siete abituati a leggere, nel senso perché il tipo di lettura è anche diverso. Magari il libro cartaceo stanca di meno, magari, e anche con la luce magari un po' offuscata, e con la lampadina, quella sì, lampadina, quella che io ho, la luna, insomma, con la luce un po' più offuscata, magari siete abituati più a quello, come me per esempio, che io leggendo sul Kindle, sul computer, mi affatico di più, quindi leggo meno, riesco a leggere di meno. Poi probabilmente il Kindle vero e proprio ha diversi magari diverse caratteristiche per rendere la lettura più piacevole rispetto che al computer, per appunto evitare che gli occhi si stanchino di più, perché vogliamo mettere stare 2 ore davanti a un libro è una cosa, un libro fisico, e 2 ore davanti a un computer, comunque un aggeggio tecnologico. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate del Kindle, cosa preferite, se appunto quest'ultimo è il cartaceo, se avete il Kindle fatemi sapere quale avete, se volete consigliarmi un modello diverso da quello che ho citato, oppure se volete consigliarlo un po' a tutti quanti, insomma, a chi sta leggendo e commenti. Niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!